Dottor Paolo Visani Scozzi, La medianità, terza edizione, prefazione del professor Carlo Del Lungo, Firenze, Bempora De Figlio, editori, 1931. Pagina 47. Gli effetti della suggestione non sono meno importanti per le alterazioni che essa introduce nella coscienza del soggetto, in quanto concerne la sua stessa personalità. Non può negarsi che l'ipnotismo, specie nella fase sonnambolica, conferisca sempre all'individuo un'impronta ben diversa da quella che egli manifesta in condizioni normali. Questa impronta è costituita essenzialmente da una completa passività, onde ci si presenta sotto un punto di vista molto diverso la fisionomia, dirò così, della psiche. Vanno inoltre dei casi nei quali durante il sonnambulismo si stabilisce una nuova personalità, la quale è completa perché fornita anche d'attività ideativa ed operativa, ed è sempre diversa e talvolta opposta alla personalità normale del soggetto, perché si mostra costituita da requisiti distinto di sentimento e di pensiero affatto diverso ed anche opposti a quelli della personalità normale. Ciò avviene più che altro in casi di sonnambulismo spontaneo, morboso e di lunga durata. Può aversene anche qualche esempio incompleto nel sonnambulismo indotto e praticato con insistenza abusiva. Sembra quasi che si educhino ad agio dei centri d'attività nuovi o differenti per un compenso fisiologico di quelli messi fuori d'azione. È una seconda esistenza che si determina nell'infermo o nel paziente per un vero e proprio sdoppiamento della sua personalità, ed il fenomeno, illustrato per primo in un caso classico da Azam, fu da lui chiamato secondo stato o condizione seconda. Posso citare l'esempio soccorso a medium isterica, Corinna, la quale aveva lunghi accessi di ipnosi spontanea, specialmente catalettica, e rappresentava appunto uno di quei casi che indussero Charcot a fare dell'ipnotismo e dell'isteria due aspetti di un'unica nevrosi. Questa giovine aveva qualche periodo intermedio tra la catalessi ed il sonnambulismo, nel quale, tenendo gli occhi semiaperti, era in piena comunicazione col mondo esteriore, anche mercé cotesto senso, e rappresentava una personalità che nulla aveva a che vedere con quella dello stato di veglia. Oltre al più osceno turpiloquio che urtava col suo sentimento abituale e con la sua buona educazione, ella prendeva con destrezza ammirabile una ad una centinaia di mosche e le mangiava gustandole come cibo prelibato. Questa degenerazione del gusto e del senso morale si sa che non è infrequente nella nevrosi isterica, ma sta il fatto che in contesta giovine era inerente allo stato ipnotico, o meglio, ad una personalità che si stabiliva durante il sonno e spariva quando io riuscivo a destare il soggetto vincendo quelle resistenze volitive che gli opponeva al proprio risveglio.